Buongiorno, buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6 di mercoledì 5 ottobre 2016. Sfoglieremo le pagine dei quotidiani locali, le prime pagine anche dei quotidiani nazionali. Non vedremo quest'oggi le pagine del centro perché anche per ieri è stata indetta una giornata di sciopero, quindi quest'oggi il quotidiano Il Centro non sarà in edicola. Quindi per quanto riguarda le pagine dei quotidiani locali ci concentreremo sul Messaggero Abruzzo e sulla città, ma chiaramente faremo la solita panoramica anche delle testate nazionali. Iniziamo subito andando a vedere proprio le prime pagine del Messaggero Abruzzo e della città con i principali fatti che riguardano la nostra regione. Questa è l'apertura del Messaggero, il Papa tra i terremotati nel centro di riabilitazione di Borbona, l'incontro con l'ottantenne di Lanciano Fabio Cicconetti, mi ha abbracciato e abbiamo pranzato insieme, gli voglio bene. Dopodiché sotto la testata Pescasseroli, la Maraini incontra i 47 migranti di casa. Il rimpasto tanto atteso nella giunta di Pescara è la Allegrino, il nome che completa la nuova giunta. Questa è l'indiscrezione che dunque viene rilanciata dal Messaggero. E poi per il calcio, Tegola Manai per Oddo, l'attaccante infortunato. La brutta notizia è arrivata ieri alla vigilia della ripresa degli allenamenti tra i biancazzurri e out anche l'albanese, autore di 2 gol in 7 giornate. Poi di spalla un museo dedicato ai gatti, primo in Italia a Teramo, sorgerà a Teramo grazie all'intesa tra comune e istituto caporale. Poi in taglio medio, morta in culla, una disgrazia, dice l'autopsia. Pescara, nessun giallo per la bimba di 2 mesi, fatale la sindrome del lattante, oggi i funerali. Poi la fotonotizia, consiglio straordinario, consiglio regionale di ieri, autostrade, stop al maxi progetto Toto, un freno anche ai rincari. E poi in basso la mala emergente, rame e bancomat, scacco ai romeni, operazione portata a termine ieri a L'Aquila. Più tardi vedremo anche il servizio che è stato proposto dalla nostra redazione ieri nel corso dei nostri TG. Andiamo ora sul quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. La regione boccia le bretelle Toto, dal consiglio regionale arriva il dietrofront alle varianti su tunnel e viadotti per A24 e A25. Poi sotto la testata, chiosco, parco franchi, il ristorante è possibile. Giulianova, l'assessore, smentisce il sindaco a Teramo, l'amministrazione del sindaco Brucchi resta ballerina. Poi in taglio medio abbiamo la fotonotizia, addio Nicoletta, lutto a Silvi, folla ai funerali della giovane amministratrice. E poi qui in basso, Teleponte slitta tutto al 13 dicembre, 2 mesi all'editore per presentare il piano di rilancio. Di spalla l'incidente mortale, anche la BBC al processo per i pescatori. Castelli, funerali in piazza per il senatore Di Stefano. A Teramo, scarcerato l'aggressore della badante. Poi in basso, Teramo, il museo del gatto aprirà a Casa Urbani entro dicembre. E poi qui vediamo spedizioni in gommone, traffico di droga, ricercato un teramano. Adesso possiamo sfogliare anche le prime pagine dei quotidiani nazionali prima poi di andare ad approfondire le notizie che riguardano la nostra regione. Corriere della Sera, questa è l'apertura, Padoan difende la crescita all'1%, è realizzabile, sarà un po' questo il tema che caratterizzerà i titoli di apertura di tante testate nazionali. Renzi, tra un anno vedremo chi ha ragione. E poi ancora l'editoriale di Aldo Cazzullo, loro e noi, referendum trappola per le elite.
la foto notizia, la visita privata di ieri nei luoghi devastati dal sisma di Papa Bergoglio, la preghiera silenziosa del Papa davanti alle macerie ad Amatrice. Ecco, questo è uno scatto appunto della visita di ieri del Papa. Poi ancora generazione coinquilini, questa Italia la convivenza non è più solo per studenti, i giovani e la casa in comune. E poi in basso, addio terzo tempo, bullismo nel rugby, a processo quattro promesse dell'Accademia in Veneto, stalking e violenze sulle matricole. Poi la perizia, Cucchi ucciso dall'epilessia, il racconto non salite sul colle Oppio. La prima pagina di Repubblica, battaglia sul DEF, stime da rivedere. Renzi, i soldi ci sono, Padoan, quella sul PIL non è una scommessa, la minoranza PD stop all'esame della manovra. E poi l'analisi, l'atto di fede del Premier. L'intervista, il consigliere di Obama, l'UE, deve cambiare. Poi, come vedete anche qui, una fotonotizia dedicata al Papa in visita ad Amatrice, la visita a sorpresa di Francesco, terremoto, la carezza del Papa, ce la farete, io sono con voi. Poi di spalle il personaggio Johan Cruyff, il ragazzo magico che cambiò il calcio, ecco l'autobiografia del campione olandese scomparso 6 mesi fa. In taglio medio, il perito Cucchi morto per crisi epilettica, la famiglia no, l'ha ucciso il pestaggio. E poi ancora in basso, nell'accordo impossibile Siria, il nuovo muro tra la Russia e gli Stati Uniti, e poi l'appello di un generale, mai più discriminati i gay con la divisa. Avanti con la prima pagina del Fatto Quotidiano, referendum, patto del biscione, Renzi con Falonieri e Mediaset vota sì, gli incontri e i contatti per tenere in sella il premier amico, dietro il silenzio di Berlusconi sul 4 dicembre la strategia del gruppo, mentre l'Agicom nasconde i dati sulla presenza dei due fronti in TV. E poi ancora in basso, Padoan difende i dati gonfiati, c'è crescita perché lo dico io, l'esecutivo non cambia, le stime sul PIL giudicate non credibili. Dopo la bocciatura dell'ufficio parlamentare di bilancio e i dubbi di Banca Italia, il ministro insiste nel rivendicare i numeri del DEF alle Camere, non sono una scommessa ma l'effetto della manovra, poi insiste: senza riforme saranno guai. E poi ancora, Siria, a Roma le foto dell'orrore, i magistrati francesi e spagnoli processate il torturatore Assad. E poi ancora il femminicidio, ho visto le mani che hanno ucciso mia figlia. E poi ancora in basso, il re della coca, parla Elite Rino Bonifacio, non mi pento, sono il signor 14 miliardi di dosi. Prima pagina del Messaggero, la sfida del governo, PIL all'1%, Renzi e Padoan dopo le critiche di Banca Italia, ambizione realizzabile, vedremo chi ha ragione, ma nell'Unione Europea aumentano i dubbi, serve uno sforzo in più, stime del Fondo Monetario in linea con quelle italiane. E poi ancora l'editoriale di Massimo Teodori, la posta in gioco sulla legge elettorale per il nuovo Italicum. Il Papa a sorpresa fra i terremotati, ho aspettato per non dare fastidio, Francesco nelle zone del sisma, il ringraziamento dei soccorritori. E poi ancora oggi all'auditorium ABI, obbligati a crescere, l'evento del Messaggero col capo dello Stato Mattarella. Linea dura di Grillo su Roma, decidiamo solo io e Casaleggio, gelo del leader, nessun incontro col sindaco, Raggi, Muraro resta anche se va a processo. E poi in basso, turista stuprata, ha un nome l'aggressore, un romeno molestatore seriale di straniere in visita a Roma. E poi ancora il caso Cucchi, l'ultima verità dei periti, morto per epilessia, non per lesioni, la sorella insiste, deceduto per le fratture. Il Mattino, bonus sud, soldi
finiti. Il governo stoppa gli incentivi per il lavoro, Padoan conferma il PIL all'1% del 2017. Renzi, tra un anno vedremo chi avrà ragione sulla crescita, ma la minoranza PD chiede più chiarezza sul DEF. L'analisi, la terza via tra assistenza e sviluppo. Poi anche qui si torna a parlare del caso Cucchi con questa notizia appunto delle ultime ore. Se Cucchi è morto solo di epilessia. L'inchiesta flop, caso Vassallo, punire i killer, non i cronisti. E poi ancora, anche in questo caso, ecco, la vediamo anche perché è una foto diversa, ma è un'altra delle foto che ieri hanno particolarmente colpito, di Papa Francesco tra le macerie. Il Papa in ginocchio tra le macerie, Francesco a sorpresa nei luoghi del terremoto. In questo caso una foto con le macerie alle spalle del pontefice. De Luca, anche nel PD ci sono pippe e farabutti, il partito non sa rinnovarsi. Andiamo avanti, la prima pagina della Stampa, la BCE studia lo stop al bazooka, graduale riduzione dell'acquisto dei titoli, il Fondo Monetario taglia le stime dell'Italia. Il Premier sulle cifre, vediamo tra un anno chi avrà ragione. Mercati in ansia dopo le indiscrezioni su Francoforte. Di spalla, dopo il referendum, i migranti tornano a marciare sull'Ungheria. Poi la situazione romana, la Raggi mi ha messo al bilancio perché nessuno voleva quel posto. La parola ad Andrea Mazzillo, confermo, sono commercialista e docente anche se non sono iscritto all'albo. Poi il Papa in ginocchio fra le macerie del terremoto, anche in questo caso è la fotonotizia della prima pagina per la Stampa. L'Unità, la signora delle parcelle, Muraro rivendica il pieno sostegno del sindaco Raggi, ma Grillo prova a tirarsene fuori, le consulenze dell'assessore si sono moltiplicate con i protagonisti di Mafia Capitale. E poi il silenzio degli innocenti, chi si cura dei bambini? E poi in basso, riforme senza ballottaggio, obbligo di larghe intese. I periti del GIP, Cucchi ucciso dall'epilessia. La prima pagina del Tempo, stadio della Roma senza torri, treni e ponti. Cambia il progetto, ecco come sarà il nuovo impianto a Tor di Valle, meno cemento ma diventerà complicato muoversi, percorribile solo la via del mare. E poi ancora il comico nella capitale, Grillo alle visioni, ora meno rifiuti, Roma è più pulita, la tragedia di Fiumicino, solo false accuse, il mio bambino non si è suicidato. E poi la perizia finale, Cucchi morto per crisi epilettica e non per le botte. Libero, diventeremo tutti razzisti a forza di non governare l'immigrazione, è l'anno record degli arrivi. Siamo già a quasi 150.000, l'accoglienza è un caos e la paura diventa intolleranza. La Boldrini, che insiste a dire che gli italiani sono xenofobi e gli islamici vittime, aggrava solo il problema. Poi ancora in basso, la pitonessa è messa male, accusa dei revisori, la Santanchè può fallire. L'avevamo tanto amato da amici e nemici, avvoltoi in volo su Matteo Renzi. Poi in basso, sognano di costruire il ponte, tutte le più grandi opere bloccate causa zero soldi, arriva a noi il conto dei buchi, nuovi regali alle banche, tornano i doppi interessi. Il manifesto, il primo no, un no dopo l'altro dagli istituti finanziari interni e internazionali, la manovra economica incontra lo scetticismo generale su quell'1% di crescita annunciato da Renzi e Padoan nel DEF. L'ufficio del bilancio potrebbe non sottoscriverlo, la sinistra PD chiede di ritirarlo. E poi in basso un paese di epilettici, tra virgolette, Stefano Cucchi, la perizia del Tribunale scagiona solo le forze di polizia. Chiudiamo con il secolo XIX, l'Italia riparte da Genova, Renzi e i lavori sul Bisagno, la sicurezza è un investimento, l'Europa lo capisca, il Premier oggi inaugura il terzo lotto delle opere anti-alluvione. Direi che con questo titolo del secolo XIX possiamo fermarci e possiamo ripartire con
la rassegna che riguarda le pagine dell'Abruzzo, in particolare del Messaggero Abruzzo. Andiamo qui nella pagina abruzzese. Restyling autostrade, dal Consiglio un no al maxi progetto Toto. Assise straordinaria sull'adeguamento di A24 e A25. I lavori si faranno ma contenendo rincari e impatto. Alla fine passa solo il documento della maggioranza. D'Alfonso, aumenti contenuti entro il 2%. La sorpresa Mazzocca, no alle varianti, puntare sulla ferrovia. E andiamo a vedere il servizio proprio sul Consiglio regionale straordinario di ieri. Consiglio regionale straordinario questo pomeriggio, incentrato sulla discussione del progetto di variante per la messa in sicurezza dell'autostrada A24-A25, gestita dalla società Autostrada dei Parchi del gruppo Toto. Una seduta voluta dai consiglieri di opposizione perché da sempre contraria alla nuova paventata tratta di autostrada, contrarietà rinforzata dalla bocciatura del progetto da parte del Ministero dei Trasporti. Le proposte avanzate da Strada dei Parchi alla Regione per la modifica del tracciato non appaiono né coerenti né convincenti, e quindi non in grado di cogliere le finalità imposte dalla legge. Un adeguamento sismico delle autostrade abruzzesi dunque non può passare per le varianti così proposte. La prima firma nell'atto è quella del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, secondo firmatario l'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo. La disamina del sottosegretario Mazzocca sulle varianti è stata una sorpresa per l'opposizione che in aula e sulle varianti ha chiesto alla maggioranza il ritiro dei pareri favorevoli espressi sul progetto dalla Regione. Inaspettata a dir poco è anche l'approvazione del documento che dà ragione al mondo ambientalista e a chi sino ad ora ha adottato validi argomenti per escludere questi interventi in variante per le autostrade abruzzesi. Ad un'attenta lettura le varianti appaiono sovradimensionate e controproducenti sui due tratti dell'A24 e A25. Sono 30 km in meno di autostrada per 55 gallerie in più e un investimento di quasi 2,5 miliardi di euro in cambio della riduzione del tracciato. La società ha chiesto una proroga di 45 anni della concessione delle autostrade abruzzesi. Dopo i nostri numerosi interventi e dopo mesi di discussione, finalmente la maggioranza e il presidente D'Alfonso iniziano a scoprire le carte del progetto relativo alla messa in sicurezza delle autostrade A24-A25 e soprattutto a capire di interloquire e confrontarsi con il Consiglio regionale, ciò che ha evitato nell'ultimo periodo. Questo è il commento dei consiglieri regionali di Forza Italia, Sospiri, Febbo, Iampieri, Gatti e Chiodi, che rimarcano come nel documento approvato dalla maggioranza si siano evidenziate numerose criticità, l'incidenza ambientale sui siti e aree protette, l'isolamento delle aree interne, l'impatto infrastrutturale e socio-economico, oltre all'aumento delle tariffe per il pedaggio. Problematiche che adesso saranno invece studiate e affrontate nella commissione competente, dove sarà lo stesso D'Alfonso a intervenire e illustrare le intenzioni dell'esecutivo regionale. Ancora una volta la propaganda supera il buonsenso. È stato bocciato nel corso del Consiglio straordinario il documento del Movimento 5 Stelle che invitava la Giunta a ritirare il parere favorevole e a dichiararsi contrario a questa onerosa quanto inutile maxi opera già bocciata dal Ministero delle Infrastrutture. Forse ironizza il consigliere regionale Sana Marcozzi, come più volte da egli stesso affermato, il presidente D'Alfonso prende tempo con la speranza di arrivare lui alla guida del Ministero, così forse potrà sbrogliare questa matassa per sventrare l'Abruzzo. Ma mentre attendiamo le evoluzioni della carriera politica del Presidente, le opere che servono agli abruzzesi non si fanno. Andiamo ancora sul Messaggero, il retroscena di Pangrazio sfiduciato, Febbo smentisce. Allora andiamo a ricollegare il nostro apparecchio per ripristinare dunque correttamente la nostra rassegna e proseguire anche con i titoli che riguardano anche la nostra rassegna stampa. Ok, allora non c'è ancora il nostro collegamento. Se non dovesse essere ripristinato potremmo andare con le previsioni meteo e con la prima pausa di questa mattinata. Ok, allora facciamo così, ci possiamo fermare, andiamo a vedere le previsioni meteo, dopodiché torneremo con la seconda parte di Mattino 6.
Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6, riprendiamo la nostra rassegna sul Messaggero Abruzzo. 47 migranti a Pescasseroli, vicini di casa di Dacia Maraini. La scrittrice non ha esitato ad andare a conoscerli. L'intellettuale ha elogiato la capitale del parco quale esempio di civiltà e di politica dell'accoglienza. Con Apo ai vigili del fuoco il servizio di Eli Soccorso. E ora le pagine di Pescara, l'abbiamo visto già in prima pagina, chiaramente la notizia qui viene approfondita. Allegrino completa la rosa della giunta Alessandrini, l'ex consigliera provinciale dovrebbe ricevere la delega alle politiche sociali, trattativa fino a tardi con i Teodoro per cercare di evitare la rottura. Ieri in mattinata sembrava fatta per Mary Trivelli, solo oggi si avrà la comunicazione ufficiale del sindaco. Poi il progetto, l'asse attrezzato, arriverà fino al porto. Fronte del sì e del no, Lotti e D'Alema in città. Il sottosegretario inviato da Renzi sarà al Circus il 17, una settimana dopo al Museo delle Genti arriva l'ex premier D'Alema. Avanti ancora, a Pescara il ritorno delle gru, i piccoli cantieri che cambiano Pescara, ville e condomini al posto di edifici degradati, nuove sigle, ma accanto a nomi storici dopo la lunga crisi c'è aria di ripresa. La sostituzione edilizia è l'unica via possibile per il rilancio del settore, ecco chi lo ha capito. E parla Lance, Sciarra, finalmente siamo ripartiti. E per la cronaca, hashish per la movida, marocchino in manette, funziona la rete dei carabinieri in piazza Muzzi. Operazione Lampo tra i tavolini dei bar all'ora dell'aperitivo, la gente applaude i militari. Avanti, sempre con le pagine della cronaca di Pescara, bimba morta, è stata una disgrazia. L'autopsia esclude violenze o negligenze dei genitori. La piccola di 2 mesi stroncata dalla sindrome del lattante. Per ufficializzare le conclusioni, il consulente della Procura d'Ovidio attende l'esito degli esami istologici. Oggi i funerali. Cade anche l'ipotesi di malformazioni, il decesso per cause naturali dopo appena un'ora dall'ultima poppata. Poi ancora Montesimano, social card per le famiglie povere, via al bando. E poi sorpresa all'Unicredit, panico in banca per una biscia a Montesilvano. In taglio medio, rabbia per le aule inagibili, qui siamo a Penne, rabbia per le aule inagibili, il sindaco firma un esposto, alta tensione durante l'incontro di Semproni con le famiglie dell'apparatore. Avevamo ragione a preoccuparci, il caso dei 724.000 euro assegnati al comune per l'adeguamento. E poi in basso torna la kermesse Pescara Sposi, Ilaria Spada, madrina d'eccezione, non si chiude il centro visite ma sul tirino è polemica. Avanti ancora con le pagine dell'Aquila, frana di via Aldo Moro, in strada dura protesta contro il blocco, singolare riunione ieri del Consiglio Territoriale di Partecipazione numero 7, il sindaco Cialente e l'assessore Capri aggrediti verbalmente dai residenti. La preside dell'istituto Da Vinci Colecchi, Serenella Ottaviano, ha sottolineato il problema di sicurezza per gli 800 studenti. E poi ancora gli scarichi delle betoniere nelle fogne, danno gravissimo. Continuiamo sempre nelle pagine aquilane, Nobel mancato alle onde gravitazionali, molti i delusi. E poi la polemica, scie chimiche, un convegno col patrocinio del comune. Sempre per la cronaca, sgominata la gang dei furti ai bancomat e di rame, 18 arresti, blitz dei carabinieri dell'Aquila coadiuvati da quelli di Chieti, Montesivano, Pescara e Vasto, sono tutti cittadini rumeni. Dalle telecamere alle banche si vede come i malviventi riuscivano
a impossessarsi del denaro, ma la banda si fermava per le festività natalizie. Allora su questo, questo fatto di cronaca abbiamo realizzato ieri un servizio con la nostra redazione aquilana. Vediamo. 42 capi d'accusa e 18 soggetti indagati nell'ambito dell'operazione Riders, portata avanti dai carabinieri dell'Aquila in collaborazione con i colleghi di Pescara, Montesilvano e Vasto. Riders, ossia Predoni, proprio per le caratteristiche d'azione dell'associazione a delinquere, dedita prevalentemente al furto di rame, per un valore approssimativo stimato attorno ai 200.000 euro, che non disdegnava però reati di crash trapping, ossia di furti ai bancomat, nei quali venivano invece impiegati donne e bambini, oppure automezzi utilizzati per eseguire l'attività criminale. L'attività di indagine è stata avviata a seguito del furto presso la società aquilana Vivenda S.p.A., dove veniva rubato proprio un autocarro, munito però di dispositivo GPS. Il sodalizio è quello del furto ai bancomat con la metodologia cosiddetta del cash trapping. Sostanzialmente è una tecnica che si avvale nel mettere appunto un manufatto, un uncino all'interno del bocchettone erogatore del denaro, e nel momento in cui l'ignaro avventore richiede il denaro stesso, non lo vede erogato. L'avventore crede in un malfunzionamento della macchina e quindi si allontana senza preoccuparsi di nulla. Ovviamente subito dopo si avvicinano i malviventi ed estraggono i soldi trattenuti da questo manufatto precedentemente posto all'interno del bocchettone, ripeto. La massima attenzione: se si nota qualcosa di irregolare, di strano, invito tutti a chiamare il 112 o appunto l'istituto di credito presso cui ci si sta rivolgendo. Furto di rame alla Vivenda, grazie a una localizzazione GPS di cui era dotato il mezzo con cui si era allontanato il malvivente, è stato rintracciato. Dalle sue dichiarazioni poi siamo riusciti a dare maggior impulso alle intercettazioni telefoniche e quant'altro, e quindi a risalire a tutta la filiera, a tutti i sodali dell'organizzazione criminale. Non disdegnavano assolutamente alcun tipo di reato predatorio, sostanzialmente facevano razzie di tutto, da qui appunto il nome Riders Predoni. Sull'altra inchiesta che è stata portata avanti all'Aquila, nel caso delle fideiussioni false, leggiamo sul Messaggero, le carte passano alla Corte dei Conti. Poi in basso l'archivio di Stato all'ex distretto, un'innovazione del ministro Franceschini per la città che si rialza, la memoria della città sarà custodita nella struttura di via Tedeschi. Morto a 93 anni Tartaglini, giocatore storico dell'Aquila Rugby, Silvano Tartaglini. E poi una napoletana e il nuovo direttore amministrativo, nomina Lampo per la 53enne Laura Coppola, direttore amministrativo della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Avanti ancora con le pagine della Marsica, sulla piscina gravi inadempienze, l'ex candidato sindaco Lorenzo De Cesare risponde a Tinarelli: le pressioni non le ho certo fatte io. Il giallo del contratto per la gestione di 12 anni fino al 2013 con la Federazione Italiana Nuoto, ma mai rinnovato, una polemica nata in sordina che ora rischia di degenerare in denunce. Poi ancora a Sulmona, nuovo ospedale, nessuno sa nulla dei container. Il sindaco Casini dice di essere ferma alla comunicazione arrivata un mese fa. Avanti ancora con le pagine di Chieti e Provincia. Cale il sipario sulla vertenza tra Napoleone e l'università, respinto dalla Cassazione il ricorso dell'ex direttore sugli stipendi contesi. Il manager dovrà restituire 1,2 milioni, va avanti il pignoramento della villa. Il principio ribadito dalla Suprema Corte è che la retribuzione ha superato nettamente il limite previsto dalla legge. Poi legge anti Pellegrini, niente cannabis per lui. Il decreto della regione sull'uso terapeutico esclude la patologia del pianista chietino. In basso, marino sconosciuto salta la testimonianza, l'ex sindaco di Roma non riceve la notifica, rischia la paralisi il processo sulle strutture psichiatriche.
E poi io a tavola con Papa Francesco, questo è stato il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Messaggero Abruzzo. Fabio Cicconetti racconta l'emozione vissuta ieri a Borbona, il nonno del Presidente del Consiglio Comunale di Lanciano. Sono debole di vista, ho chiesto chi fosse quell'uomo vestito di bianco, lui mi ha abbracciato e donato un rosario. Fino agli anni 80 ha gestito una cartolibreria in centro, adesso è ricoverato in una struttura. E poi ancora a Vasto, impianti sportivi salesiani saranno gestiti dal comune. Il funzionario Luca Mastrangelo: esternalizzare non sarebbe stato semplicissimo, quindi è meglio così. I club sportivi dal volley al calcio sembrano gradire la soluzione dell'amministrazione. Poi in basso, Lotta Partigiana, si inaugura oggi il monumento a Trentino La Barba a Lanciano, e sempre a Lanciano, per la cronaca, violenza sulla moglie davanti alla figlia bambina. Andiamo a chiudere con le pagine di Teramo. La provincia ha evitato il fallimento di bilancio, ha recuperato i 5,7 milioni dalla cessione della caserma carabinieri destinata a scuola. Abbiamo salvato un ente dato per morto grazie ad una saggia politica di recupero. Il presidente Di Sabatino: non è stato facile viste le premesse, ora dipenderà dal referendum. Poi per la politica, Di Sabatino: il patto di Brucchi è finito. L'ex assessore intenzionato a staccare la spina all'amministrazione comunale. E poi ancora droga per 5 milioni, arrestato un teramano. Ancora, ma siamo sulla costa della Teramana, a Case di Gennaro interverrà il prefetto, scende in campo la principale istituzione assieme ai carabinieri, guardia di finanza e naturalmente magistratura. Per sabato Luca Liberati ha organizzato una controconferenza per rispondere alle accuse dell'imprenditore, con ospiti a sorpresa. Ieri mattina nuovo blitz in condominio, ma ancora niente sfratti esecutivi. E poi ancora in basso, la chiesa non basta per l'addio a Nicoletta, la consigliera morta a 32 anni, tanti sindaci alle esequie, il ricordo di Don Josué. Avanti ancora, via libera al restyling delle strade dal Adriatico e lungomare, il comune stanzia i fondi e giudica l'appalto dei lavori. A Roseto, Ciancaione incompatibile, deve scegliere. E andiamo ora con la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Abruzzo, il Consiglio regionale boccia le varianti Toto, la maggioranza chiede al governo l'adeguamento sismico del tracciato esistente di Strada dei Parchi. Niente bretelle, no ai tunnel, ai viadotti e alle varianti del tracciato. Il Consiglio regionale chiede fondi al governo per sistemare il tracciato attuale e potenziare la tratta ferroviaria Pescara-Roma. Poi ancora, l'elisoccorso dei vigili del fuoco costa meno. Il sindacato Conapo insiste sui costi del servizio del 118, 26 milioni di euro per il privato sono uno sproposito. Avanti ancora, l'amministrazione Brucchi resta ballerina. Di Sabatino torna a incalzare la maggioranza dopo il rimpasto. Tancredi: non sarò io il killer. Destino segnato, in città si dibatte ormai del quando avverrà la caduta dell'amministrazione, non più se avverrà o meno. E soprattutto le riflessioni stanno maturando, dialogo aperto, ma presto trarranno le loro conclusioni su Brucchi. I tancrediani: non sarà certo lui il killer, non ci sono le condizioni per una crisi al buio, serve un patto di prospettiva. I gattiani: da futuro in silenzio sull'amministrazione fino a dicembre, ma Rudi e le sue civiche scalpitano per la caduta. Avanti ancora, traffico di droga in gommone, ricercato un teramano. Dal 2013 trasportavano stupefacenti dall'Albania destinati a Rimini. 28 indagati, 16 arresti, 5 milioni di euro sequestrati. Poi ancora, il Museo del Gatto aprirà entro dicembre, firmata la convenzione tra Comune e IZS per ospitare la collezione a Casa Urbani. E poi Ateneo, domani l'evento di presentazione di scienze delle amministrazioni. Trasporti: Tua incontra gli studenti pescaresi.
E poi Teleponte slitta tutto al 13 dicembre, il giudice concede 2 mesi all'editore per valutare la richiesta di concordato preventivo. Fermi restando emergenza sisma, nasce il coordinamento degli architetti. Poi ancora andiamo nelle pagine della provincia, la montagna saluta il senatore Di Stefano, lutto cittadino e funerali in piazza a Castelli per il politico che ha fatto la storia dell'entroterra. I funerali presenti alla messa celebrata in piazza Roma, il sindaco Rinaldo Seca, gli amministratori dei comuni dell'entroterra e quelli della comunità montana del Gran Sasso. La carriera, sindaco di Castelli per 26 anni, è stato a capo della comunità montana e per 3 volte senatore. A Montorio Alvomano ampi in lutto per la scomparsa del consigliere Lucio Marchegiani. Caccia, dopo la sentenza del TAR serve maggiore chiarezza dalla regione. Federcaccia interviene dopo la decisione sul calendario venatorio, disposti ad incontrare le forze politiche. Sempre a Teramo anche la BBC al processo per i pescatori, oggi nuova udienza per l'inglese accusato di duplice omicidio colposo, Collins accusato di aver provocato la morte di 2 marittimi durante un incidente stradale. Poi convegno a Martinsicuro, sindacati e politici fanno il punto sullo stato dei metalmeccanici. A Giulianova, Chioschi, Ruffini smentisce il sindaco, per l'assessore al parco Franchi potrebbe nascere anche un ristorante. Mastro Mauro, ben diversa la versione del sindaco, si possono vendere solo panini e bevande analcoliche. Poi sempre a Giulianova l'amministrazione si tira fuori dal caso Orsini 63. Il sindaco: non capisco a quale titolo dovremmo intervenire per un caso privato. Poi ancora per la cronaca, 40enne denunciato per possesso di hashish e di un bilancino. Silvi in lutto, e allora possiamo vedere prima il titolo, dopodiché andiamo con le immagini. La città si ferma per salutare Nicoletta, migliaia di persone, rappresentanti delle istituzioni, funerali della consigliera morta a 31 anni. Possiamo andare con le immagini. Anche leggendo l'articolo firmato da Federico De Carolis, la città era deserta nel pomeriggio di ieri, non c'era tempo per pensare o per fare, solo per piangere quella morte atroce che si è portata via Nicoletta Cerquitelli, 32 anni ancora da compiere, straziante il dolore dei genitori e del fratello. Tra le istituzioni, tanti rappresentanti ieri presenti, c'era il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, era anche consigliera provinciale da pochi mesi, e ovviamente il sindaco di Silvi, Francesco Comignani, che ha detto al comune: era di stimolo a tutti noi, si presentava sempre con nuove iniziative, con nuove idee, intanto che spesso toccava fermarla per le sue proposte sempre intelligenti e tali da coinvolgere tutti, e me in particolare. Al di là del comune e di tutti noi, perde sicuramente molto per il suo futuro, soprattutto Silvi, perché Nicoletta era una di quelle donne destinate ad emergere. L'ultimo viaggio della consigliera poi verso il cimitero di Pineto, dove c'è stata la tumulazione. Possiamo rientrare le pagine della cultura della città. Che fenomeno l'Accademia della Cucina Teramana, così la gastronomia diventa social, supera i 15.000 iscritti, la pagina Facebook ideata da Marco Desiati per celebrare la buona tavola. Sorpresa, per usare un termine culinario, non mi aspettavo che il gruppo lievitasse così tanto. La sorpresa maggiore è stata che la cucina condivisa è diventata una vera e propria compagnia serale, dichiara appunto Marco Desiati all'interno di questa intervista. E poi il mondo che cambia, la Delfico, il dibattito sul lavoro di domani nella corte interna della biblioteca, la presentazione del libro di Stefano Cianciotta, Allenarsi
per il futuro. E siamo alle pagine dello sport. Speranza in campo come se fossimo ultimi. Il capitano del Teramo avvisa, manca l'istinto del killer, ma ci lavoreremo. Carraro out, ancora out per sabato. C'è il doppio rammarico per il capitano e difensore biancorosso. Difficile scegliere tra il pareggio Sant'Arcangelo e quello di sabato. Qual è quello che mi lascia di più l'amaro in bocca? Col Padova di Paolo Antonio dal primo minuto potrebbe essere una soluzione per il centrocampista recuperato. Questione mentale, tirarci fuori dalla bassa classifica prima possibile aiuterebbe a giocare mentalmente più sereni. Gestione Nofri, il mister ha voglia di arrivare, ripete spesso che per lui è la prima volta in un torneo professionistico. E poi per il basket, il punto dopo la prima giornata di Serie A, nonostante le numerose assenze, la Fortitudo sbanca Chieti battendo la Proger grazie a Roberts e Candi. No al fattore campo, vincono lontano dal parquet di casa anche Iesi, Ravenna e Treviso oltre a Roseto. Prima di proseguire con lo sport che abbiamo introdotto, potremmo vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, parliamo in particolare di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, dopodiché andremo anche con il Messaggero Abruzzo e vedremo proprio le parole pronunciate dal capitano del Teramo Ivan Speranza che abbiamo introdotto attraverso le pagine della città. Allora, la Gazzetta dello Sport, questo è il titolo d'apertura: Maldini al Milan, torno solo se, l'ex capitano è una trattativa difficile, non posso metterci la faccia senza conoscere i cinesi, ci sono due ostacoli, voglio una responsabilità diretta e chiarezza sul mio ruolo. Fassone lo vede DT, che starebbe per direttore tecnico, in una gestione a tre. E poi sotto la testata i due no di Morata, nessun ritorno alla Juve, ma per lei ho rifiutato Napoli, domani lo spagnolo a Torino sfida gli azzurri, ho il bianconero nel cuore. Sono quasi italiano. E poi i richiami sulla nazionale: Bonucci, il figlio delle lacrime, ho capito cosa conta nella vita. Inter, tanti tiri, pochi gol, ecco perché Icardi non basta. Atalanta, rivelazione Petagna, Gasperini, io e Allegri. Poi in basso Russo evita un secondo KO, le frasi sessiste e omofobe al Grande Fratello, le fiamme azzurre lo graziano, sanzione, non espulsione dunque per Clemente Russo. Poi c'è l'intervento di Franco Arturi, un paio di consigli a Clemente e Signore. Poi doping, Sharapova colpevole con lo sconto, pronta per Roma. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ora possiamo andare anche a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, che dedica il titolo di apertura alle parole pronunciate dal CT dell'Argentina. Dybala è come Messi, Bauza, il CT argentino non ha dubbi, è già pronto per sostituire Leo, Paolo più vicino al rinnovo con la Juve. E poi ecco qui la trattativa tra Maldini e il Milan, sotto la testata Maldini al Milan, ecco l'offerta, Fassone gli ha proposto ampi poteri al vertice del club, con lui e Mirabelli, la risposta ci penso. E poi lo studio del Corriere dello Sport, l'Italia difende il suo record, vale il Mondiale, in oltre 80 anni tre sconfitte in casa, domani con la Spagna si giocherà nello stadium dove la Juve ha perso contro una squadra straniera, Bayern, una sola volta. E poi in basso Serie B, il Pisa ha messo in mora Petroni, pago il resto, il figlio del patrone, regoleremo tutto. A gennaio via tanti uomini chiave, la Coppa d'Africa incubo per i club. La foto è quella del giocatore del Napoli Koulibaly. Per la Formula 1 Ferrari, persi due anni e il futuro è da paura. Marchionne è la svolta che non arriva mai. Poi andando all'interno del Corriere dello Sport leggiamo anche un articolo di Giancarlo Febbo, il bel Pescara non segna più, Oddo ai ripari, buona partenza, poi il
blackout. Nell'articolo si fa accenno alla possibilità del tecnico Oddo di varare anche dei cambiamenti sul modulo, cambiamenti da approvare sin dalla ripresa degli allenamenti che avverrà oggi al campo Mastrangelo di Montesilvano. E riprendiamo proprio con il Pescara sul Messaggero Abruzzo. Salvezza, serve equilibrio. L'ex difensore Colonnello ha esperienza da vendere, una vittoria e il Pescara si sblocca psicologicamente. Avere un bomber è sempre utile, però non è detto. Il Cagliari di Allegri partì con 5 sconfitte consecutive. Il Delfino ha tanti giovani promettenti, spero debutti Vitturini, che per me è forte, dice appunto Colonnello. Tegole intanto per Oddo, si infortuna Manai, che starà fermo almeno 10 giorni, poi riprenderà ad allenarsi, ma salterà la Sampdoria, potrebbe tornare per la trasferta di Udine. Per la Lega Pro, Teramo, Carraro in dubbio, Speranza carica il gruppo, il capitano contro il Padova dovremmo giocare come se fossimo ultimi in classifica e faremo bene. E allora andiamo ad ascoltare proprio le parole pronunciate dal capitano e difensore del Teramo, Ivan Speranza. Adesso per il Teramo ogni turno è importante, ovviamente se magari se vincevamo sabato su Tirol già stavamo un po' meglio, perché come abbiamo visto la classifica è molto corta, poi con tutti i risultati, tutti i pareggi, c'era molto comodo quella vittoria, però sicuramente questa è una partita importante, dobbiamo comunque cercare di vincere, assolutamente in casa, quindi dobbiamo fare la partita per vincere, ma come siamo andati comunque lì a Sottirol, perché noi non siamo andati per perdere, ovviamente per pareggiare, abbiamo incanalato la partita nel migliore dei modi, poi purtroppo, ripeto, per una disattenzione che si poteva evitare, quello è il peccato. Partite facili non ce ne sono, quindi noi dobbiamo pensare che dobbiamo ragionare come che se fossimo gli ultimi della classe e andare in campo come ogni partita per come fosse una finale di Champions. Dobbiamo avere questo pensiero, perché se pensiamo ad altro, secondo me facciamo male. Dobbiamo migliorare tanto, però dobbiamo uscire sicuramente, prima usciamo dalle zone basse meglio, perché comunque dopo si può giocare anche forse mentalmente più tranquilli e quello può essere il valore aggiunto, bravissimo. E quindi dobbiamo cercare di uscire prima possibile magari dalle zone basse. E poi magari, ripeto, partita dopo partita cercare di fare sempre meglio e di arrivare il più in alto possibile. Andiamo a vedere quest'ultima pagina del Messaggero Abruzzo, sempre per lo sport, si parla di Giulianova, di Real Giulianova, quindi del campionato di promozione, Tozzi Borsoi, bomber Real, dobbiamo migliorare, l'attaccante del Giulianova ha già realizzato 5 gol, se facciamo le cose semplici alla fine le gare si vincono, il manto del Fadina è stato seminato, la squadra si allena a case di Trento. E poi per la Serie D, Morgia, l'Aquila, rispetto i tifosi ma dateci tempo, così il tecnico risponde alle polemiche che si sono alimentate dopo la sconfitta di Arzachena di domenica scorsa. E poi la situazione rovente, quella di Chieti, Giacomini: a Chieti non metterò più piede, il patron rivela 90.000 euro da pagare per i vecchi stipendi. Giacomini, che dopo la partita con la Fermana è uscito scortato dallo stadio Angelini di fronte alla contestazione dei tifosi neroverdi. Per il rugby, Di Marco: l'Aquila, ero proprio emozionato, l'Aquila che è partita col piede giusto nel campionato di Serie A. E poi ancora per la pallamano, Città Sant'Angelo contro Cingoli, Teramo deve invertire la rotta. Basket di A2, Smith, Roseto protagonista e caccia all'abbonamento, specie dopo la vittoria exploit degli Sharks sul campo della Tezenis Verona, con un trentello peraltro di Smith. Dilettanti, Loreto risorge dalle ceneri, calcio e futsal si uniscono.
E ci fermiamo qui dunque con la rassegna stampa di Mattino 6. Vi do l'appuntamento con i nostri notiziari, il TG6 delle 14, delle 19 e delle 23. Io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo, ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata. Buona giornata.